Ragazzi, ho trovato qualcosa di sensazionale. E voi direte, cosa? L'avete letto già dal titolo, sicuramente. Come trovare Sonic.exe su Minecraft. Allora, girovagando così per l'internet, per i meandri oscuri, sono riuscito a trovare uno strano tizio tartaruga, come potete vedere qua, che vi spiega come evocare Sonic.exe nella modalità che ho io, quella del DLC di Minecraft. Ragazzi, non è un pacchetto mod come alcuni pensate, però semplicemente una cosa che comprate su Minecraft Bedrock Edition, quello per Windows 10 essenzialmente. Comunque, e tramite questi passaggi lui dice che si può sbloccare Sonic.exe come forma e ha tantissime cose. Adesso andremo a vedere insieme perché non l'ho visto tutto. Siamo pronti? 3, 2, 1. Allora, ok, ciao, oggi sono qui per spiegarvi come sbloccare Sonic.exe nel DLC di Minecraft Bedrock Edition. Ok, fin qua ci siamo, l'avevo già capito. Per prima cosa dovete completare tutto il gioco, ma senza l'ultimo aggiornamento perché è stato eliminato, come... Non sento quel nome da lontano 2015, tipo, una roba del genere? Ok, no, forse... non mi ricordo, quante state ero vorrei nelle prime cose? Ditemelo nei commenti se voi c'eravate e ve lo ricordate. Ok. Quindi senza l'aggiornamento, che... No, un attimo. Allora, ma essendo che l'aggiornamento si avviene automatico, pochissimo come me l'hanno sbloccato. A me si è buggato l'aggiornamento, perché le cose nuove io non le ho. Vi metto anche una foto, io non ce l'ho l'aggiornamento, perché mi si è buggato completamente, non so neanche io come mai. Comunque, in pratica, la cosa principale ce l'abbiamo. Ok, possiamo già evocare Herobrine, siamo lì. Possiamo già evocare Sonic.exe, siamo lì. Ok, allora, quindi sbloccate tutti i tre livelli. Dovete avere tutti i personaggi, gli smeraldi del caos e tutti gli avanzamenti fatti. Oh, questa è la cosa più complicata, se la dobbiamo fare, cavolo. Sarà la cosa più complicata e anche la più lunga. Poi dovete battere Eggman senza usare Sonic, ma usando Knuckles o Tails. Ok, sì, va bene, nulla di complicato. Credo che utilizzerò Knuckles. Infine andate nel giuardino, scritto pure male, sto qua, perfetto. Nel giuardino del caos e troverete questo. Questo cosa? Ma è photoshoppato malissimo. Ma hanno preso il modello e l'hanno photoshoppato malissimo. È praticamente quello che utilizzo io per le copertine, ok? Perché il modello è quello. Però... Ok, va bene. Allora, lo dovete battere saltandogli in testa 17 volte. Una volta che lo battete lo potrete usare e ha tante abilità. Ok, ok, quale abilità? Sentiamo. Allora, abbiamo velocità sonica, spin dash, volare, teletrasporto, telecinesi, invulnerabilità, super forza e praticamente cecità, può rendere tutto buio. Sono 8 poteri, la cosa più sbroccata dell'intero gioco, effettivamente. Perché invece di uno, di due, come tutti gli altri personaggi... Vabbè, ciao e buona fortuna. Vabbè, ciao a te. Mi sa che qua ci sta prendendo tutti in giro. Ma essendo che sono pazzo, siamo qui per provare. Ciao, Sonic. Allora. Mio caro vecchio amico Sonic, abbiamo un po' di cose da fare. Allora, i tre livelli li abbiamo sbloccati. L'aggiornamento non c'è, perché l'aggiornamento sbloccava una nuova zona qua dietro. Che, come potete vedere, io non ce l'ho. Dovrebbe esserci la zona del labirinto con cose nuove extra. Ok. I personaggi giocabili li abbiamo tutti quanti. Shadow ed Amy li abbiamo sbloccati già le altre volte. Cosa ci rimane da fare in tutto questo? Gli smeraldi del caos, che ne abbiamo solamente tre, tra cui quello azzurrino, quello Chano, se non erro si dice, che è di Eggman. Quindi la modalità di Eggman l'abbiamo anche sbloccata. Infatti è qua tra gli avanzamenti. Ci rimane da fare esattamente 50.000 punti in totale. Ok, questo si fa normalmente giocando. Ricevere tutti gli smeraldi del caos e trovare con Tails 20 power up, che però non vengono specificati, quindi credo che siano quei televisorini in generale. La mia tattica per far prima qual è? Prenderò Tails. Ok, prendiamo Tails. Vieni qua, dove sei? Amico mio con la coda, con le code, tu nei due. Ok, che effettivamente può svolazzare in giro per la mappa. Sarà molto molto più semplice. Perché ho iniziato a parlare in russo per qualche motivo. Vabbè. Allora, abbiamo 50.000 punti da fare con Tails. E intanto possiamo prendere i restanti Emerald Chaos. Allora, quali quelli che abbiamo? Sono verde, blu e ciano. Quindi abbiamo quello del primo mondo praticamente. Inizierò dal secondo mondo molto tranquillamente. E dovrò farmare. Devo trovare tutti i power up possibili. Non sarà una cosa facile. Cioè, perché ci sono 20 power up. Credo che mi dovrò fare tipo 6 volte la mappa. Qualcosa del genere.
È abbastanza veloce Tails qua, devo ammetterlo. Quindi dovrei fare così, eccone uno. Devo rompere tutti questi televisori in giro per la mappa. Stai attento intanto qua a non schiattare male. E riuscire a trovare anche gli smeraldi. Oltre che fare tanti 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 punti. Devo fare davvero tanti punti, cavolo. Ci metterò un bel po'. Oh mio Dio, non ho intenzione di pensare quanto tempo ci potrei mettere. Qua c'è qualcosa? No. Ragazzi, ci vediamo più tardi quando sono riuscito a fare almeno qualche achievement, ragazzi. Qualche avanzamento lo devo fare. 1 hour later. Ed eccoci qua. Allora, siamo qui per prendere un altro degli smeraldi del caos. Non sarà il più complicato da prendere, perché il più complicato da prendere era quello di Eggman. Però diciamo che non sarà neanche una passeggiata, suppongo, essendo comunque i dropper, che io faccio schifo in ste cose. Allora, vediamo un po' con caos. Oh, con calma, con calma. Con calma, che qua le mine mi fanno saltare tutti in aria. Ok, no, è stato semplice. È stato abbastanza semplice, abbiamo quello viola. Perfetto, possiamo prendere anche gli anelli, che un po' di soldini mi fanno solamente bene. Perfetto. Ok, dovrò continuare ad andare avanti adesso. Ok, sono riuscito a raccogliere tanti anelli, come potete vedere dal mio inventario. E sono qua con un altro Chaos Emerald. No, aspetta, ma è lo stesso? Ma è lo stesso viola? Non vorrei... Ma l'ho già raccolto viola? Sì, era la stessa questa. Perché me l'ha fatto trovare due volte? C'è qualcosa di strano qua. Non ho cambiato. Cioè, non sono uscito e rientrato dal gioco. Sono sempre nella stessa mappa. Ma io l'ho già preso questo qui. Infatti, no, è bianco. Ma che. Non ho capito. Non ho capito molto bene. Ok. Allora, siamo rimasti. I power up li ho trovati tutti con Tails. Mi rimangono ancora tutti quei punti da fare. Oh, che cavolo. E ho trovato un altro smeraldo. Ok, ci siamo messi molto bene. Alla fine era solamente uno lo smeraldo. Ok, va bene. Mi rimane da trovare quello rosso. Ok. E fare lo... Reach atto 6. Il fatto è che non riesco a capire cosa intende con atto. Perché ogni volta che lo faccio arrivo a un atto 6 di qualsiasi livello. Ma forse alla fine intende che ne va bene uno qualsiasi. Può anche darsi. Quindi mi rimarrebbe solamente da giocare con Shadow. Per poi riuscire a sbloccare Sonic.x teoricamente. Non si sa. Comunque ok, proviamo. E continuo in Chemical Plants in modo da poter riuscire a trovare l'ultimo smeraldo del caos. E poter fare comunque tanti bei punti. 5 minutes later. Ok, ecco voi un altro ciao. Finalmente sono riuscito a fare 6 atti con il signor Shadow. Quindi sì, andava bene qualsiasi parte della mappa. Me ne mancano solo 2. 50.000 punti e gli smeraldi del caos. Oh mio Dio, non ce la farò mai. Ecco un altro smeraldo del caos. Perfetto, ben 2. Oh, me ne rimane solo uno qua su Chemical Plains. Mi rimane quello rosso. Ok, non sono tanti, ma ce la possiamo fare. Vedete quanti anelli ho? Bene, riuscite a capire da quanto sto facendo questo livello, quanti stage ho fatto. Bene, credo che lo capiate dalla quantità di anelli. Comunque, questo è l'ultimo Emerald Chaos, quindi non ci dovrebbe voler più di tanto. Devo solamente stare attento agli spunzoni. Buon salve, ciao. Ok. Ok, rimango. Oh, non ci è voluto davvero niente. È qua giù, sì. Oh, finalmente anche l'ultimo sono riuscito a prenderlo. Mi rimane solamente da prendere tutti quei punti. Ma è un quantitativo di punti enorme. Non so se ce la farò tanto facilmente. Ed eccoci qua, posizioniamolo. Oh, scusate, io li avrei finiti gli Emerald. Oh, perfetto. Si è avviato e... la quest. Perfetto, l'ultimo ciao che... ha un sacchetto in testa. Ok, va bene, lasciamo stare. Mi rimane solamente quello di fare tutti quei punti. Io direi di approfittare e di utilizzare Super Sonic a sto punto. Cioè, perché no? Ce l'ho, l'ho appena ottenuto. E così abbiamo anche l'ultimo personaggio. Ok, mi rimane solamente i punti. Raga, perché il mondo mi è diventato piatto? Il mio spin? Che è successo? Allora, sono passati un po' di giorni. E lo ammetto. Ho cambiato anche la felpa, sono passati dei giorni. Il mondo è lo steppe. Che sta succedendo? Perché non riesco neanche più a correre? Ma i miei poteri dove sono? Scusate. Non ho neanche più lo spin. Non posso rompere blocchi. Ok. Io praticamente ho finito la quest dei 50.000 punti. Quindi dopo si sarebbe dovuto sbloccare Sonic.x in qualche maniera.
Io ragazzi vi giuro che è lo stesso mondo, anzi ve lo adesso ve lo dimostro. Vedete? È del 25 maggio. È lo stesso mondo. Ma che cavolo? Che è successo? No, scusate. Posso, tipo... Ok, la game mode 1 c'è. Ma è tutto piatto. Cosa cavolo è successo? Posso fare qualcosa? Leave act. Fa rumore di palla di neve. Non mi fa funzionare nulla. Mi si è corrotto il mondo? Allora. Quel tutorial secondo me era palesemente falso. Però questo è strano. A parte che mi sia andato a corrompere tutto il lavoro che avevo fatto finora. A parte quello, posso cambiare. C'è un modo per cambiare. Posso cambiare personaggio in qualche maniera? C'è tipo uno spawn. Uno spawn di Amy. Chiunque, scusate. No, mi pare che ci sia. Giustamente, la creativa ci deve essere qualcosa. C'è quello lì. Ah, ecco. Ecco, perfetto. Prendiamo per esempio Super Sonic. Posso. Ok. Impostazione. Cosa cavolo? Non sto capendo. Che sta succedendo? PNG. No, è un'immagine. Non ho più poteri. Non posso correre. Cosa cavolo è successo? Va bene. Va bene, ok. Ragazzi, io, se volete, riprovo a cercare Sonic.exe seriamente parlando. Questa cosa qua però è strana forte. Non è normale che di punto in bianco, nello stesso mondo, entro dopo aver finito le quest. Perché avevo completato tutto, mi rimaneva ad andare a fare la modalità di Eggman, che comunque l'ho già fatta tante volte, non sarebbe stato chissà quanto difficile. E mi ritrovo questo. Ok. Ok, strano forte. Un like, un'iscrizione, ragazzi, condividete il video se avete questa roba strana. Se volete, io posso continuare a cercarlo. Posso provare. Magari creando un altro mondo ce la posso fare. Però questo è strano forte. Fatemelo sapere nei commenti che fare.